se ci soffermiamo su due fattori quali l'organizzazione e la tecnologia, vediamo che l'organizzazione ha la necessità di velocizzare i propri cambiamenti interni, di cambiare i processi, cambiare i ruoli, le responsabilità, e per fare questo deve non solo avere le competenze, ma deve formare le persone, le competenze, e deve riqualificare le persone che cambieranno, che dovranno cambiare lavoro. Uno degli impatti grossi che abbiamo nell'utilizzo dell'artificial intelligence è che molti lavori che oggi sono diffusi non ci saranno più. Ce ne saranno degli altri, alcuni li conosciamo, altri saranno nuovi. Un altro aspetto abilitante, altrettanto importante, è la tecnologia, l'infrastruttura. L'infrastruttura vuol dire avere un'infrastruttura potente, flessibile, dinamica, e vuol dire averla su tre assi. Uno è l'infrastruttura di rete, la connettività, cioè la capacità di trasferire e distribuire grosse quantità di dati. Il secondo punto è la capacità computazionale, cioè la capacità di elaborare grosse quantità di dati. Il terzo fattore è lo storage, cioè la capacità di raccogliere, elaborare e distribuire i dati.